Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! contatto di musichetta. Com'era? Ragazzi, siamo giunti Siamo al delirio più alla totale. fine, si sta avvicinando comunque il 24. Penso che quando guarderai questo vlog dovrà arrivare il 24 o è già arrivato il 24? Vabbè, lo scoprirai. È al contrario. Ah, no, giusto. Noi abbiamo i cuscini a tema con i cani. Guarda che bello questo bassottino. Con la scritta Christmas. Ragazzi, wish. Last Christmas, I Dunque, iniziamo questo vlog perché dobbiamo farti vedere delle cose che noi, sì, dobbiamo farti vedere delle cose che vabbè, sono cose che abbiamo Noi comprato. compriamo Questo è il sempre. vlog delle cose comprate. Chi E te è le che facciamo vedere. ti aveva suggerito il duo del duo Ah, delle ecco, iniziamo duo con. del duo? Aspetta. Iniziamo con Irma. Irma, quando io ti dico che le cose me le ricordo e le faccio con calma, con i miei tempi, ho comprato il Deo. Questo me l'ha consigliato Irma del canale Irma's Home. Giusto, sì, devo andare a controllare, però mi pare che si dica così la pronuncia. Comunque, Irma, che ha il suo canale, che magari se mi ricorderò metterò il link sotto. Ti saluta Daniele Irma, ok? Ci ha consigliato questo deodorante per la casa al posto dello Yes. L'abbiamo comprato, Daniele l'ha comprato e l'ha provato in negozio, come avevo detto che avremmo È la fatto. prova del E l'ha 9. provato nel nome nel negozio perché al negozio di Daniele entrano tanti cani, quindi gli odori sono a volte, dipende anche, alcuni cani hanno un odore molto forte e copre qualsiasi odore, quindi l'ha portato a casa, solo che io non amo il muschio. Questa è ecco, vedi, è la base di muschio. Non mi piace, però dà sensazione di pulito. Solo che questa profumazione non mi aggrada. È il nostro. Non mi Non mi aggrada. aggrada. Come sei Ogni nobile? tanto che pronuncio qualcosa di giusto. È il nostro. Come si chiama? Comunque, il negozio di detersivi, questa è della casa, aveva solo questa profumazione. Ah, E la questo è profumazione aloe. all'aloe. L'aloe a Daniele non gli quadrava. Io sono più per i profumi un po' più dolci, l'ambra, queste cose così, molto più buone. Coccola, Zinga. non zinga, l'ambra non zinga. Una cosa dolce zinga. Comunque, partiamo da Irma, quindi oggi sarà anche il vlog delle persone che ci hanno consigliato cose. Irma l'abbiamo comprato, è buonissimo, ha ragione. Costa anche meno dello Yes perché l'ha pagato 4 euro e qualcosa. 4,99 euro per le E mi diceva certezze. Irma sempre che questo lei l'ha sentito per la prima volta in un hotel. L'ha colpita la profumazione persistente per giorni, perché in effetti dura fino a 3 giorni, dice lì. Però l'unica cosa che non c'ha rispetto allo Yes, non si può spruzzare sui vestiti, perché dice che potrebbe alterare, e sulla plastica. Mentre lo Yes io lo spruzzo ovunque, sui cappotti, qualsiasi cosa. Tende cose. Oh yes. Oh yes. E poi ti faccio vedere un'altra cosa molto importante. Questa cosa l'ho comprata da una ragazza che fa lavori artigianali. Io le faccio come idee regalo per Natale, ma queste sono idee regalo generali. Quindi anche se questo video lo vedrai dopo Natale, secondo me noi dobbiamo incrementare il lavoro artigianale. Perché è più creativo, perché la gente ci spende le energie ed è sempre una cosa È molto più originale. originale. Vado a prendere la busta. Nel frattempo mi riposo il braccio che mi sta andando in cancrena. Ciao ragazzi. Ciao, me ne vado, ciao. Questo non è del regalo. Eccomi qua, sono andata a prenderle. Daniele nel frattempo sta facendo i lavori tutti suoi là dentro, quindi lasciamolo tranquillo. Mi sono seduta a terra e non so se mi rialzerò da qua, perché con questo freddo mi blocco facilmente, ma non ci pensiamo. Andiamo avanti. Sono tante cose diverse, di tanti ambiti diversi, ma che ce ne frega a noi? Ho comprato cose, ragazzi, cose. In realtà qualcosa me l'hanno pure regalata. Parto dalla cosa secondo me più interessante, che è l'ho comprata di USA. Allora, apro con voi questa idea regalo che me la sono fatta confezionare così come saranno le idee regalo che potete acquistare da questa ragazza per farvi vedere com'è bella la creazione artigianale, molto semplice. Aspetta, qui c'è la ricevuta che posso cacciare. Io è con la lana, no, è un filo di lana di ciniglia praticamente. C'è il fiocco fatto, è carta tipo carta pacco, non so, ecco, non me ne intendo, molto bella.
Quindi l'apriamo insieme, così si presenta. Io ora la apro, la vado ad aprire insieme a voi. Questa ragazza è una ragazza che fa lavori artigianali di Reggio, ok? Beatrice. Si chiama Beatrice e nella sua pagina la trovate sia su Facebook che, se non mi sbaglio, anche su Instagram, metti i suoi lavori, e si chiama Idea la sua pagina. E le ho chiesto, le ho commissionato questa candela perché la volevo per me. Innanzitutto guardate che meraviglia la confezione. Troppo bella. Dice tipo handmade with love. E poi la confezione è fatta con è una scatolina di carta. Che bellina, color lilla. Ma adesso io non la voglio rompere, però mi sa che è incollata. Ah no, così è. Un genio. Si apre così. Voilà. Guarda che carina. Ecco, mi è caduto il foglietto. Questo è il suo foglietto. Questo è il foglietto di Beatrice. Grazie per avermi... per... ah no, grazie per aver scelto Idea. Con la Y, quindi Idea con la Y, la trovi su Facebook. Idea and made with love. Ok. È avvolto della carta crespa. Mi pare si chiami carta crespa. Molto bello. Gelsomino. Ho fatto fare questa candela al gelsomino con i colori che io adoro. Me l'ha fatto con tutte le sfumature, partono dal... aspetta, vediamo se riusciamo a farti vedere qualche cosa. Vedi, è un mix tra lilla, violetto e azzurro. Io amo molto sia il lilla che l'azzurro. E l'ho fatta fare a gradazioni. Ho chiesto due colori e lei ha fatto tutte le sfumature. Ma fa un profumo. Profumo di pulito. Non è il classico profumo di gelsomino, perché lei mi ha fatto scegliere anche l'essenza, l'ho odorata prima, c'era anche la vaniglia. Mamma mia, che buon profumo. Guarda che bella. Secondo me è un'ottima idea il regalo. Per quando non vuoi fare regali anche troppo impegnativi, fare solamente un gesto. Secondo me è bello anche la confezione, quindi questo. Lei cos'altro fa di interessantissimo? Che a mio parere può essere un regalo non solo per Natale, ma anche dopo Natale, per un compleanno, una ricorrenza. Fa questo contenitore. Questo è il contenitore. Ve lo scrivo sotto il nome preciso perché me lo dirà lei, che io non mi ricordo. Sono un pensiero per ogni settimana dell'anno. Quindi c'è una frase qua dentro che vi accompagnerà tutta la settimana. Quindi è molto carino. Guarda che bello anche il particolare. Il particolare del coperchio, e l'ha messo all'interno di questo. Guarda che bello il particolare della decorazione. Sono tutti colorati, sotto è fatto con lo spago ed è un'idea fantastica, secondo me, da fare come idea regalo originale. Non me l'hanno scontato, e fa anche questo quadretto. Guarda che bello. Questo ad esempio va anche per una festa della mamma, secondo me. Quindi io ho apprezzato tanto. Ringrazio Beatrice per il lavoro che mi ha fatto, e questa qui adesso la metterò, penso, in camera da letto o nel bagno, vedremo, è un posto, perché profuma già così anche se non l'accendi. Rimanendo sempre in tema di, diciamo, cose anche abbastanza bio, perché lei utilizza la cera di soia. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata, molto importante, utilizza la cera di soia, ed è molto importante questa cosa qui a livello di profumi, che a volte possono anche far male alla testa o dare fastidio a chi non ama molto le profumazioni artificiali. La cera di soia è ottima. Rimanendo a tema di cose naturali e bio, non c'entra niente con regali e roba del genere, ho comprato il Wimis. Giusto perché spazia da una cosa all'altra. L'ha comprato Daniele, perché la signorina, la commessa, gli ha detto che la mamma si trova bene. Daniele ha detto, vabbè, lo provo allora. Conveniva a livello di prezzo, ma anche a livello di qualità. Gli ha detto la signorina. Io sono sempre a favore del Fairy, ricordiamoci. Ma la metteremo alla prova oggi stesso. E vedremo. Frattempo io ho il raffreddore che mi sta accompagnando. Poi mi hanno regalato questo panettone. Allora, se tu mi segui dall'anno scorso, sai che ogni anno c'è un signore anziano di 90 anni,
questa L'Oreal 91, che ha sempre un pensiero per me. Se è a Natale che a Pasqua, lui mi porta il regalo. E non esiste. Pure se c'è il diluvio, lui viene e mi porta il regalo, perché non lo deve portare. E mi porta sempre questi panettoni artigianali. Sono del bar Ficara, che da noi è un bar che fa una buona pasticceria. Ed è un panettone artigianale. Ora, io andrei ad aprirlo. È semplice, con l'uvetta, penso, e cose del genere, sì. Però è carino, è molto confezionato. Io non amo il panettone con l'uvetta, quindi penso che lo porterò se andrò a pranzo da soprattutto mia suocera, perché c'è zio che esce pazzo per il panettone con i canditi. Sono stata anche a Lidl, ho comprato le solite cose e ho comprato anche lei, però la cipolla granulare, perché non ce l'avevo e perché ogni volta mi dimentico di comprare la cipolla. Sta suonando la sveglia del lavoro, io mi devo alzare da qua, chi si alza? Mo adesso, mannaggia, oh, io faccio un sacco di fatica a sedermi a terra. Vabbè, vado un attimo, aia, a spegnerla e magari torno. Mo adesso chi ce la fa a sedersi? Oh. Una tragedia. Vabbè, dunque, aia, dolore. Dove eravamo arrivati prima che devo scappare al lavoro, come sempre, di corsa? Eravamo arrivati alla cipolla, che ora l'ho, mamma che buona. Quando rimango senza cipolla, cioè la maggior parte delle volte, e non posso andare a comprarla, questa mi aiuterà. Ma mi aiuterà anche e soprattutto quando voglio mettere la cipolla, ma non voglio sentirla molto sotto i denti. È una cosa che a me non succede mai, ma comunque l'ho comprata perché mi ispiravo. Soprattutto per averla pronta quando non c'ho la cipolla. O mi va male, come succede spesso. Poi, ho comprato stamattina nella mia profumeria ambulante. Dovete sapere che da noi al mercato il venerdì c'è un reparto profumeria fantastico, veramente fantastico. Ha cose buonissime di tutte le marche possibili e immaginabili. Cose che io ho usato e fantastiche, io adoro. Poi sono ragazzi preparatissimi, quindi cioè, ti danno un consiglio e ci azzeccano quasi sempre, la maggior parte delle volte. Ed ho comprato questa matita nera che io ho detto io che se non funziona come io voglio, glielo dico, perché io ho detto voglio la matita della pupa, che lui in quel momento non aveva. Mi ha detto no, prenditi questa che è ottima, della Rimmel. Dice lui che non si scioglie, voglio andare a vedere. È così. E poi, dato che te lo sto già inquadrando, perché io sono la donna che sgama le cose, come niente, ecco, niente suspense. Ho comprato lui, finalmente ragazzi, il mio correttore della vita sarà, forse. È a matita, correttore verde, per coprire questa chiazzetta qui. E siccome devo andare a lavorare, faccio così, lo proviamo insieme. Ma scrive? Non vedo. Zoom. No, zoom. Avanti, vieni. Vedi che c'ho sta cosa rossa? Devo andare a mettere l'altro però. Vediamo se lo annulla come dice. Ma non vedo niente io adesso. Vabbè, devo andare a spalmarlo, penso, no? Ma ho perso soldi? Ditemi che non li ho persi. Attenua, dovrebbe attenuare il rosso. Ho un capillare bruttissimo, maledetto. Ma vabbè, vediamo ora. Ma non copre niente. Vabbè, provo a mettere anche l'altro di sopra e vedremo. Comunque, dietro, vai dietro. Ciao amica. E questo è il correttore verde della, come si chiama? Cost Makeup Italia. Vedremo. Se no, vado e mi compro quello della NYX. Ho deciso. Ed infine, prima che scappo al lavoro e vi saluto, ho preso, rettifico, volevo prendere, ma mia mamma me l'ha impedito. Mi ha regalato mia madre un zainetto, perché io ho sempre i zainetti da Decathlon in tutte le loro colorazioni, fucsia, blu, nero, qualsiasi colorazione viene a casa mia che la trovi. L'unico che non ho comprato era quello grigio e arancione che non mi allettava, ma per il resto non ti preoccupare che qua ci abbiamo la fabbrica, perché adoro, sono comodissimi, perché fasciano e il peso lo porti davvero bene sulle spalle. Ma ho visto questo e penso sia ottimo anche questo, è anche più carino. Eccolo qua. Mi sta salutando la batteria, quindi ti dico che ha tre aperture, una, due e tre,
Ok, quindi qua ci metto le chiavi e poi posso dividermi tutte le cose perché io ho il mondo dietro tra insuline, glucometri, zucchero, succo di frutta, merendina, non è uno zaino, è praticamente una dispensa ambulante e quindi è giusto, un blocco dei riappunti perché io devo scrivere quello che mi deve rimanere impresso tra canzoni, persone che parlano, capito? Io sono una donna che prende appunti, ovunque mi vedi che mi fermo e scrivo. Quindi mi serviva e ha questa fascia qui che io cercavo perché queste sono le fasce comode se hai dolore alla cervicale. Ho al trapezio, insomma, tutti i muscoli, queste fasce fanno per te. Non prendere quelli là in pelle rigidi perché quelli non ti aiutano a portare bene il peso sulle spalle. Fascia larga di tela aderisce bene al muscolo. Quindi io do una chance, vedremo quanto durerà e se non mi abbandonerà. Mia madre l'ha pagato 12 euro, sempre al mercato. E io vado e lo cambio e lo userò ovviamente perché mi piace tantissimo. Scappo al lavoro e ci vediamo per il messaggio finale. Ciao! Quando non è il formaggino perché è scaduto e non te ne sei accorto, usa il formaggio Milk Fresco Light che è la stessa cosa. Lorica, come ce l'hai questo baffetto? Come ce l'hai? Giochi, Non ti lasciano in pace in questa casa. Guarda quella che si è messa per prendersi la scena, ma visto? Stai con la zampa sollevata? La puoi calare la zampa, vedi? Guarda come sta. Stai in un giorno, non lo so, quest'altra, con la zampa alzata. Kiwi, sveglia. Kiwi. Kiwi! Manda, non la scende la zampa. Ah, ecco. Perché posarlo? Mi raspo o non mi raspo? Che poi è migratto o non migratto. Migratto o non migratto. Kiwi, stai disturbando Arrolica, non te lo volevo dire. Kiwi. Sono qua, perché guardi dall'altra parte? Momento scaricamento lavastoviglie. Abbiamo provato il Winnis. E le cose, niente, le cose sono uscite. Ah, sto cadendo. Le cose sono uscite abbastanza bene. Vediamo i piatti. Ma direi che vanno abbastanza bene. Giorno. Sto cadendo. 21. 21. Dunque, non uscire da te stesso. Rientra in te. Nell'intimo dell'uomo risiede la verità. Sant'Agostino. 21. Ecco qua. Provato subito, immediatamente. Questo ti può piacere, penso. Vediamo. Quello col triangolino. Dark chocolate with a cappuccino flavored scent. Io mangio uno di questi. Lo apriamo. Ah? Che dici? Voilà! Sono un po' saltati secondo me. Ah, mi aspettavo uno tipo con tipo le praline. Sì, sono. Allora c'è. Allora, questo è il limone. Ripieno di limone. Frutti di bosco. Pistacchio. Tutto quello che io so, Daniele. Ripieno al latte. E ripieno una nocciola. Allora, tu ti mangi blu e rossi. Posso mangiare tutti gli altri. E siccome sono curiosa, voglio assaggiare questo qua. Non fa freddo di più. Dunque, aspetta, sì. Ah, no, forse ti ho appoggiato apposta così. Guarda che impressione che fa. Dunque, io assaggio questo qua, che è frutti di bosco. Vediamo. Sempre lo sciroppo di quando ero bambina. Uguale. Anzi no, una big bubble all'interno del cioccolato. Mancano 3 giorni a Natale. 3 alla vigilia. Giusto. 21, 22, 24. No, sono 3 comprese in Cile. Quindi mancano 2 giorni alla vigilia. Mi ricarica i capelli. Mancano 2 giorni alla vigilia. E poi ci salutiamo. Quattro. Ciao.
ciao e basta. Finalmente vi potete riposare un pochettino e ci vediamo poi con un vlog, vlog che racchiuda tutto quello che noi stiamo facendo in questi giorni di vacanza, penso, non lo so. E poi ci saranno tante belle novità con l'anno nuovo. Detto ciò, noi vi salutiamo. Si è finito di sistemarsi, non so che sto facendo. Stavo dicendo, ma bella, solo tu hai freddo. Oh. Signore, aiutami tu, ti prego. Sì, signore, aiutami tu. Allora, ci vediamo. No, è perché se no... Comunque è falsa l'immagine. È vero. Ma più buona è l'immagine. Ah, comunque. Guarda che bella faccia, mamma mia. Guarda che occhiaie. Non ne ho occhiaie. Io sì. Ciao, bell'uomo. No. Io, senza trucco, mamma mia. Sembro... Ma se fai altri due smorfie... Mamma mia, morta sembro. Comunque, ragazzi, prendeteci così. Tanto alla fine del video, almeno alla fine arrivano sempre pochi intimi. Cioè, prendeteci fai così, che hai da dire su di me? Quello tu c'è delle belle occhiaie. Ma quando mai? Tu non ti metti neanche il correttore di giorno, quindi non devo ancora capire. Va bene. Noi vi salutiamo, ci vediamo. No, che vi ci vediamo. Iscrivetevi al canale. Cliccate la campanella. Che deve diventare scura. Mettete un like. Se vi è piaciuto il video. Perché ci fa sempre piacere. Commentate. Commentate perché ci piace. Interagire. Interagire e parlare con voi. Ci sentiamo e ci vediamo. Ci sentiamo. Vi faccio una telefonata. Andiamo, domani mattina, domani pomeriggio, vediamo. Non ce la faccio più. Tempo. No, sono ragazzi, sono per l'ennesima volta sono ancora le 11, io lo so. Alle 10 e mezza. E questa si va a dormire. 10 e mezza. Amore, vogliamo dopo il piano. Ci vediamo domani, come sempre, un buon... Tutto. E soprattutto... Scialatela. Nonostante tutto, a presto, ciao ciao.